piena di coraggio, con la laurea in tasca sta alla cassa e batte il prezzo, scende ancora in piazza, crede nell'impegno, esce con le amiche, si è pagata anche l'affitto. Peppe cerca un sogno nel gioco d'azzardo, nei cantieri sgobba e quando torna a casa è stanco. Oggi è più contento perché ha fatto ambo, porterà sua moglie a cena fuori per un giorno. A testa alta, gli eroi della giornata, a testa alta, conquistano la vita, fieri come fiori cresciuti sulla strada. Buongiorno e benvenuti alla 15ª puntata di A Testa Alta, il consueto settimanale radiofonico che parla di Roma e lo fa attraverso la voce dei romani. Anche oggi tante interviste, ma soprattutto tante voci della città, cittadini comuni, associazioni, volontari e cooperatori sociali, ma anche lavoratori, utenti, studenti e genitori. A Testa Alta, come sapete, non vuole essere e non è solo una trasmissione di denuncia fatta attraverso la voce di cittadini, ma anche un momento per evidenziare le tante buone prassi che esistono e resistono. Insomma, bentornati a condurre stamattina Giorgio Carra, Alessandro Cozza, Erika Battaglia. Per scriverci e fare proposte vi ricordiamo la pagina Facebook A Testa Alta, ma anche l'indirizzo di posta elettronica roma@testaalta@gmail.com. Anche questa settimana puntata ricca di interviste e tante voci dai territori di Roma. Ad aprire il confronto di questa puntata sono tante storie di difficoltà sui territori romani. Andremo infatti alla Balduina, dove decine di famiglie aspettano qualche risposta dopo il crollo del cantiere, che è diventata poi una vera e propria voragine a cielo aperto. Andremo poi in undicesimo municipio, dove attraverso il racconto di un genitore capiremo il dramma di una struttura di riabilitazione che sta chiudendo e che rischia di lasciare senza terapie oltre 400 minori. Chiuderemo poi con il rione Squilino, dove, oltre ad un generale degrado denunciato da più parti e in diverse circostanze, arriva anche un incendio che manda in fumo le giostre per i bambini dentro al giardino di Piazza Vittorio. Allora, cominciamo? Sì, siamo pronti, no? Direi. Che dici? Io direi di sì. Alessandro. Okay. Cominciamo da raccontarvi quanto sta succedendo in 14° municipio, nel specifico il fatto di cronaca che ha fatto il giro dell'Italia intera. Stiamo parlando del crollo del cantiere di cui avete sicuramente visto le immagini in rete o in televisione nel quartiere Balduina, in particolar modo fra via Andronico e via Lattanzio. La cronaca ci porta indietro al 14 febbraio, giorno in cui è letteralmente venuta giù una parte della strada a ridosso del cantiere, dove erano in costruzione due palazzine. Il crollo ovviamente ha provocato diversi danni, ma anche molti disagi alle famiglie che abitano in quel quartiere, alcune delle quali sono state costrette addirittura a lasciare le loro case per motivi di sicurezza. Noi abbiamo voluto approfondire meglio quanto sta succedendo e per farlo abbiamo in collegamento Paolo Follivesi, un cittadino che abita proprio a pochi metri dal crollo. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Allora, intanto Paolo, partiamo dall'origine. Ci racconti meglio che tipo di lavori si stavano eseguendo lì? Sì, lì una società ha demolito dei fabbricati dove prima sorgeva una scuola ed una chiesa. La scuola è stata per molti anni frequentata dai figli di molti residenti qui della Balduina. Era una costruzione un po' a cui tutti noi eravamo affezionati, e al loro posto era prevista la costruzione di due palazzi residenziali ed un terzo forse ad uso commerciale, e dovevano fare anche due piani interrati per garage. Adesso non so se erano garage al servizio di questo residence o un garage da affittare a privati, questo. Però, insomma, sicuramente posti auto lì sotto. Assolutamente, assolutamente. E da quello che mi risulta erano due piani interrati. Tant'è vero che, diciamo, hanno fatto degli scavi veramente, veramente profondi. Paolo, scusami, poi nel pomeriggio com'è andata? Cioè, quali sono state le reazioni dei residenti? Perché noi abbiamo visto scene di residenti, appunto cittadini, lasciati increduli in mezzo alla strada. Ci racconti? Sì,
ma io sinceramente non ne ho avuto conoscenza da mio figlio. Mio figlio lavora a Bologna e mi ha telefonato a un certo punto tutto preoccupato, mi ha detto: papà, ma cosa sta succedendo? Io infatti mi sono preoccupato più per lui, nel senso, dico, che è successo? lo sentivo al telefono trafelato e mi ha detto, dice, no, perché si è aperta, ho letto su internet una grande voragine, eccetera eccetera, e dice, sono crollate delle macchine appunto dentro questa voragine. Io gli ho detto: caro Lorenzo, aspetta che ti richiamo subito, perché tra le altre cose la mia macchina stava parcheggiata proprio lì, tant'è vero che stava a 10 metri dalle altre macchine che erano cadute dentro questa voragine. E effettivamente lo spettacolo che è stato veramente orribile, perché si sono viste tutte, praticamente crollata mezza strada, e il mio primo pensiero è andato all'autobus che tra l'altro passava di lì, e a quel momento ho pensato che potesse veramente, sarebbe potuto accadere un disastro se in quel momento proprio fosse passato di lì. E chiaramente ho visto subito che c'erano tantissime persone, c'erano già i vigili del fuoco, la protezione civile e via dicendo, però diciamo è stata una cosa anche abbastanza fortunata, perché non ci sono stati né morti né feriti, però chiaramente due palazzi evacuati, e da quello che risulta a me fino a ieri non è cambiata la situazione, nel senso che non, queste persone non sono potute rientrare nei loro appartamenti. Ma Paolo, noi abbiamo anche letto, insomma, che durante questi lavori, nelle settimane precedenti al crollo, qualcuno di voi aveva denunciato che c'era qualcosa di anomalo, tipo rumori particolarmente forti, perdite d'acqua un po' strane, però queste denunce non hanno avuto nessun tipo di seguito o riscontro. Assolutamente. Nel corso dei lavori molti residenti hanno appunto si sono lamentati di tutto quello che stava succedendo, sia per le vibrazioni che si sentivano nei loro appartamenti, e sia perché tra l'altro questi lavori iniziavano il mattino molto presto e terminavano in serata tardi, e tra le altre cose, in più di un'occasione ci sono stati dei servizi idrici soprattutto nei palazzi contigui al cantiere. Nel mio, che sta a circa, diciamo, a 60-80 metri, siamo stati un giorno senza acqua. Tra le altre cose è stato anche notato l'innaturale piegamento di numerosi alberi a via Lattanzio, ritengo causato dall'enorme quantità di acqua che veniva giù dal cantiere da diversi giorni, ma venivano giù veramente cascate di acqua che arrivavano fino a Piazza Giovenale. E proprio per tutte queste ragioni sono stati effettuati vari esposti alle autorità competenti, proprio per significare la preoccupazione dei cittadini in ordine a quanto stava accadendo. A quanto mi risulta, tutti questi esposti e queste lamentele sono stati completamente ignorati. Ecco. Insomma, Paolo, fino a parte che non si è aperta... A parte Paolo, sì, che sentirti parlare trasmetti una serenità che, insomma, sei fai quasi invidia, perché diciamo io sarei andata proprio nel fastidio totale. Dopodiché però io volevo capire, insomma, famiglie evacuate, qualcuna può tornare, che cosa chiedete alle istituzioni? Come può tornare, e questo non lo so, io cioè, sono abbastanza incredulo nel sentire determinate informazioni. Nel senso, per esempio, da quello che mi è stato riferito dalla polizia, dalla polizia locale, e questo è accaduto proprio nella giornata di ieri, torno a dire, ripeto quello che mi è stato detto da una persona che stava lì in servizio, mi ha confermato chiaramente che ancora gli inquilini di questi due fabbricati e non hanno avuto, diciamo, l'ok per rientrare nei loro appartamenti, e mi è stato detto anche perché
nessuno si prende la responsabilità di prendere questa decisione. Da quello che mi è stato detto questa persona, dice che gli inquilini devono contattare un geologo, per lo più a loro spese, da quanto mi è stato detto, per far verificare lo stato del terreno dove sorge il fabbricato, proprio perché per avere, diciamo, la conferma da loro. Io resto abbastanza sconcertato se tutto ciò fosse vero, perché insomma, oltre al danno anche la beffa, non, cioè, ci dovrebbe essere, dovrebbero essere le istituzioni a fare questi accertamenti approfonditi, e per poter tranquillizzare le persone di rientrare tranquillamente nei loro appartamenti di proprietà. Noi ci chiediamo, Paolo, proprio questo, cioè a un certo punto, no, va bene il panico, va bene l'evacuazione, va bene, cioè va malissimo, no? Esatto, insomma, c'è stato un crollo, la preoccupazione, è vicino casa, è crollata una strada, una serie di cose. Dopodiché però il senso delle istituzioni, cioè cosa chiedete, cosa vedete voi nel futuro, di cosa vi state preoccupando? Ma noi ci stiamo preoccupando, è chiaramente un po' per quanto riguarda tutta la zona, ma in particolare per tutte queste perdite di acqua che si sono verificate. Diciamo la verità, la zona in questione non è nuova a problematiche di questo tipo, forse perché il suolo è argilloso, ma in ogni caso una intensità e una frequenza come quella che si è verificata da quando c'è questo benedetto cantiere non si era mai verificata. E chiaramente anche il discorso, ripeto, di questi alberi che si sono piegati in maniera innaturale. Io abito qui dall'82 e non avevo mai visto una cosa del genere. Tant'è vero che due o tre alberi sono crollati, tra l'altro un paio sono andati anche sopra due macchine parcheggiate, e è assolutamente una cosa anomala, assolutamente anomala. Certo, Paolo, poi avere anche qualche informazione in più su quello che sta succedendo e sul come si stanno sviluppando le indagini, forse potrebbe assicurarvi in questo senso. Assolutamente, mentre invece per quanto mi riguarda siamo completamente all'oscuro, insomma, su quello che si sta facendo, se questo cantiere continuerà nel futuro. Per il momento, insomma, è tutto sigillato, è chiaro, ci sta un'inchiesta in corso, però al di là di tutto questo mi auguro soprattutto che le responsabilità vengano, diciamo, accertate, perché tra le altre cose ho letto sui giornali che si stanno un po' rimpallando le responsabilità. Da una parte la società costruttrice che dice che è un problema della CEA per le tubazioni non del tutto, diciamo, a norma, la CEA dice che non se ne parla proprio, dice la responsabilità della società costruttrice in quanto da verifiche che erano state fatte le tubazioni erano in perfetto stato, ma insomma mi sembra purtroppo una cosa un po', mi dispiace dirlo, all'italiana. Nel senso che, cioè non va bene così. Paolo, guarda, noi continueremo ovviamente a seguire la vostra situazione, la vostra storia, e magari torneremo a parlarne per dare degli aggiornamenti anche nelle prossime settimane, quindi teniamoci in contatto, e nel caso ci dovessero essere degli sviluppi ovviamente saremo contenti di darne. E seguiamo queste storie un po' come è successo l'anno scorso per le famiglie di Ponte Milvio, che hanno subito una difficoltà quasi quasi simile, insomma vogliamo continuare a darvi voce, quindi grazie mille, buona giornata, ci sentiamo presto. Grazie. Ciao Paolo, ciao. Di nuovo. Rosa, non piangerai, anch'io mi voglio sposare, e che senza un lavoro non si tira a campare. Torino a Bologna, insomma devo scappare. Che qui in Calabria non c'è niente, proprio niente da fare. C'è chi canta e chi conta e chi continua a pregare. San Francesco sopra il letto e sul cruscotto c'è la Madonna di Pompei, sopra la 126.